La comodità di avere un notebook gaming sta diventando sempre più palese a tutti. Di anno in anno si migliorano sempre di più sotto tutti i punti di vista. Sono potenti, permettono di accedere ad un livello di gaming molto molto alto e tra le altre cose sono anche delle macchine da lavoro senza pari. Ora vi faccio vedere una selezione di notebook gaming come di solito faccio per Topbook. Andiamo! Allora, siamo in un ottimo periodo per acquistare un notebook gaming, i prezzi si stanno abbassando anche al netto delle offerte come risposta ad una richiesta di mercato più bassa. Ed anche perché tra qualche mese arriveranno i notebook gaming con le nuove generazioni di CPU da parte di Intel, con la 13ª generazione di Intel Core, anche da parte di AMD con i Ryzen 7000, ovviamente anche su notebook, e poi quest'anno arrivano anche le nuove GPU con le RTX 4000 da parte di Nvidia, che secondo me saranno veramente una bomba con l'architettura ADA che abbiamo già visto essere ottima, ed anche le Radeon 7000 di AMD. Ma per parlare di quei portatili ci sarà tempo, e poi costeranno tremendamente in più rispetto a quelli di oggi, ve lo posso assicurare. Ma non perdo ulteriore tempo, andiamo con la selezione dei migliori portatili gaming per fascia di prezzo. MSI GF63 Thin è uno dei notebook gaming più economici in circolazione, ma con pochissime rinunce. Il processore è un Intel Core i7 di 11ª generazione ma serie H, mentre la scheda video è la GeForce RTX 3050. Una combinazione ottima per giocare in Full HD su un pannello da 15.6 pollici, Full HD appunto, ma a 144 Hz. Valido per titoli eSport, anche quelli AAA senza pretese, per quelli pesanti si può ricorrere a DLSS. La configurazione è da 16 GB di RAM e 512 GB di SSD, sempre con grande attenzione alla dissipazione. MSI Katana GF66 è un must-have, super aggiornato con il processore Core i7 di 12ª generazione e RTX 3050 Ti, che permette già qualche opzione grafica in più nei titoli AAA. Si tratta di un notebook gaming soddisfacente a 360 gradi, con un display da 15.6 pollici, Full HD a 144 Hz e configurazione sempre 16-512. La dissipazione fa uno step in più con un sistema ben efficiente ed anche la macchina in generale è ancora migliore. Lenovo IdeaPad Gaming 3 è una buona macchina da gioco con processore AMD Ryzen 5 5600H, 8 GB di RAM, ma si possono portare a 16 512 GB di SSD e la RTX 3050 che permette di giocare bene su un display da 15.6 pollici Full HD a 120 Hz. HP Victus 15 è un notebook gaming economico Full AMD con CPU Ryzen 5 5600H e GPU Radeon RX 6500M, 16 GB di RAM, 512 GB di SSD e un display da 15.6 pollici Full HD a 144 Hz. La macchina in sé per sé non è male, ma su notebook gaming è importante poter accedere a tecnologie di super sampling e quelle di AMD non sono così diffuse. Asus TUF Dash F15 in versione 2022 aggiunge finalmente la webcam, la pecca più grande della precedente generazione. Migliora anche il design e viene proposto in più configurazioni, ma quella più interessante è con il Core i7 12ª generazione e RTX 3060, con display Full HD a 300 Hz, 16 GB di RAM DDR5 e 512 GB di SSD, valido un po' per tutto, stando anche abbastanza tranquilli con le temperature. MSI Stealth 15M sembra un notebook classico, ma è decisamente un portatile gaming con il processore Intel Core i7 di 12ª generazione che spinge alla grande tutti i titoli in combinazione alla RTX 3060, che si comporta decisamente bene anche nei AAA tosti con ray tracing grazie a DLSS. Il display è valido, è ad alto refresh rate, il design è curato, più piccolo rispetto ad altri notebook gaming, senza rinunce per la dissipazione, insomma, ne vale la pena. Il nuovo Lenovo Legion 5 è sempre super interessante. Display da 15.6 pollici Full HD con refresh rate aumentato a 165 Hz, validissimo per essere un pannello gaming, e dal punto di vista hardware la combo Ryzen 5 6600H e RTX 3060 è davvero fantastica per gaming. Poi è sempre curato nella costruzione e nella dissipazione, il Legion 5 è sempre il Legion 5. Il ROG Strix G15 è un notebook gaming fatto molto molto bene. Sistema di dissipazione curato, tante porte, una buonissima tastiera e la personalizzazione Asus che dà sempre un boost in più alle prestazioni. Da CPU è di AMD con il Ryzen 7 6800H, la scheda video è Nvidia, la RTX 3060, il display è un classico pannello Full HD a 144 Hz.
Centro 5 in versione 2022 è finalmente migliorato, ma qualsiasi sua configurazione costa più del previsto. In ogni caso è una buona macchina se presa a prezzo giusto, con Intel Core i7 di dodicesima generazione ed RTX 3060 per giocare alla grande sul pannello da 15.6 pollici Full HD a 144 Hz. Il Dell G15 è un notebook gaming molto interessante sotto tutti i punti di vista: costruzione, tastiera, aggiornabilità e affidabilità al top. Per il resto la base hardware è composta dalla combo Ryzen 7 7800H più RTX 3060, che permette di giocare alla grande con tutti i titoli più impegnativi sul display da 15,6 pollici Full HD a 120 Hz. Intrigante anche HP Omen 16, che è un notebook full AMD con display da 16 pollici Full HD a 144 Hz, CPU AMD Ryzen 7 6800H accompagnato da una Radeon RX 6650M. Anche tutto il resto della macchina è interessante, ma resta un filo troppo costoso. Asus ROG Zephyrus G15 è un notebook full AMD decisamente interessante, non solo per la scheda tecnica, ma perché finalmente si iniziano a vedere display di qualità più elevata ed anche sezione audio di livello. Per gli amanti della scheda tecnica, la dissipazione è assolutamente ok, anche in un corpo piccolo, e poi la combo Ryzen 9 6900HS e Radeon RX 6700S è assolutamente valida per gaming su display Nebula a 120 Hz. Stesse qualità anche per lo Zephyrus M16, che è su base Intel con Intel Core i7 di dodicesima generazione e scheda video Nvidia GeForce RTX 3060. Si tratta di un notebook gaming che passa tranquillamente per uno classico, è decisamente ottimizzato e si risente un po' nel prezzo, altino in quasi tutte le configurazioni. MSI Vector GP76 è un portatile gaming elegante e raffinato, ma questo non preclude tanta potenza con Intel Core i7 12700H e RTX 3080 Ti, il tutto su un 17.3 pollici Full HD a 144 Hz, perfetto per giocare a tutti i titoli in circolazione maxati con ray tracing mantenendo un numero alto di FPS. Poi ha una tastiera curata, dissipazione a top, tante porte, insomma non è solo potentissimo ma anche super completo. Lenovo Legion 7 di settima generazione è un portatilone da 16 pollici QHD a 165 Hz, completamente su base AMD con il Ryzen 7 6800H e la Radeon RX 6700M. C'è tutto al posto giusto, un bold display, un buon audio, le porte posizionate bene e una dissipazione in grado di reggere alla grande le prestazioni di questo sistema full AMD. MSI Vector GP66HX è una versione molto interessante per chi vuole il top con il processore Intel Core di dodicesima generazione, in particolare il Core i7 12800HX pieno di core e thread, che in combo alla RTX 3070 Ti permette di spremere al massimo questa configurazione. Il display è un 15.6 pollici Full HD a 240 Hz, ma anche tutto il resto della macchina ad impressionare, come da tradizione MSI. Cosa dire del ROG Flow X16? È un convertibile molto potente con Ryzen 9 6900HS e la RTX 3070 Ti, sempre con il ROG Boost per spremere bene il notebook. Il display è un Nebula HDR da 16 pollici QHD a 165 Hz, perfetto per la configurazione, ma il suo punto di forza è la possibilità di collegare schede video esterne XG Mobile attraverso la linea dedicata per renderlo una sorta di desktop molto potente. Il nuovo MSI Titan GT77 ha la CPU Intel Core i9 12900HX, la più potente in circolazione per single core e multicore, abbinata alla potentissima scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3080 Ti, entrambe con possibilità di overclock. Alla stregua di un PC desktop, il notebook ospita ben 4 slot per le RAM DDR5 per arrivare a 128 GB, e sono presenti anche 4 slot per SSD M2, addirittura uno PCI Express 5.0. Il sistema di raffreddamento è fantastico, con 4 ventole e una serie infinita di heatpipe, poi ci sono le classiche chicche personalizzabili dei notebook MSI, il tutto su un display da 17.3 pollici 4K a 120 Hz. È inutile sottolineare che è una macchina che non ha praticamente limiti. Un po' più conservativo e anche meno impegnativo dal punto di vista economico è il sempreverde MSI Ryder G66, con il Core i7 di dodicesima generazione pronto a sorreggere una RTX 3080, in una configurazione da 32 GB di RAM DDR5 e 2 TB di SSD, il tutto per giocare su un pannello QHD a 240 Hz da 15,6 pollici per un'esperienza fantastica. Impossibile non ammirare il Dell Alienware X17 con Intel Core i9 spinto al massimo, con RTX 3080 Ti, 32 GB di RAM, 1 TB di SSD
ed anche un display da 17.3 pollici 4K a 120 Hz. Se tutto questo non dovesse bastare, è possibile prenderlo in versione Cyberpunk Edition con tastiere con switch studiati da Cherry, il trackpad unico ed anche tanti LED RGB. Un po' costosetto e non esattamente venduto come gaming, ma ci sono anche notebook Gigabyte in giro e Hero 17 con il suo display da 17.3 pollici mini LED 4K a 120 Hz può essere una scelta interessante. Ottima macchina con una buona base hardware in combinazione con il Core i7 di 12esima generazione e RTX 3070 Ti. Un po' difficile da trovare in Italia, ma se preso dalla Germania non è un problema, sto parlando di XMG Neo 17, il notebook con sistema di raffreddamento a liquido esterno. Si tratta di una macchina per nerd con il Ryzen 9 6900HX e la RTX 3080 Ti per avere prestazioni estreme, il display 17 pollici QHD 240 Hz, ma a far parlare di questo notebook è il sistema di dissipazione a liquido esterno che fa la differenza, ma è chiaramente parecchio scomodo. Oh, allora ragazzi, ho chiuso la selezione, ma voglio specificare che questo è un video alla Topbook. Ho già in mente di realizzare una nostra super guida, super dettagliata, quella che già trovate sul canale che tanto vi piacciono, insomma, su quello stile lì che non lascia nulla al caso, su come scegliere un notebook gaming, in modo da darvi tutti gli strumenti per scegliere in totale autonomia il vostro prossimo portatile da gioco. Se l'idea vi piace lasciate un like e per il resto nulla, sentiamoci sui commenti, consigli, domande, tutte le cose. Un saluto da Bernardo per tuttotech.net. Ciao!